Buongiorno ragazzi, oggi vorrei parlarvi di Electra Glide in Blue. È un film clamoroso, molto anni 70, diretto da Jim Guercio. Jim Guercio, oltre a dirigere l'opera, ne cura anche la colonna sonora e realizza un film fortemente influenzato dal cinema western e in particolar modo da John Ford. Jim Guercio è un produttore, uno dei più famosi produttori musicali americani, e negli anni 70, in un momento di mitomania, decide di dirigere questa pellicola, cattiva al punto giusto, intima e personale. Electra Glide in Blue è la storia di un poliziotto. Il poliziotto è interpretato da Robert Blake. Robert Blake ve lo ricorderete sicuramente per il suo ruolo in Strade Perdute. È un agente della polizia stradale e vive le strade dell'Arizona e quindi torna alla Monument Valley cara a John Ford. Come tutti ha un sogno, e il suo sogno è quello di cambiare, quello di andare a lavorare nella squadra omicidi. Un giorno arriva la sua occasione, entra quindi nella squadra omicidi, però ben presto capirà che niente è come sembra e scoprirà la dura realtà dei fatti. Il film, intimo ed umano, è tipicamente anni 70. Abbiamo con gli anni 70 personaggi più profondi, storie dove i personaggi principali devono superare delle sfide che poi sono le sfide del quotidiano. Oggi invece siamo abituati a ben altro, abbiamo personaggi che lottano ogni giorno per salvare la galassia. A lungo stanca, cioè tutti i film con persone che lottano per salvare l'universo. Electra Glide è invece un film totalmente diverso, dove abbiamo un personaggio e noi viviamo da spettatori la sua quotidianità. È una cosa stupenda. Ve lo consiglio caldamente perché qui siamo dalle parti di Eddie Coyle, Punto Zero, Charlie Varrick, Bersaglio di Notte, Sentieri Selvaggi. Vi lascio con due parole su Robert Blake. Il suo vero nome è Michael Gubitosi. Michael Gubitosi nasce come attore bambino e lo troviamo nella serie Our Gang, per dire, ma anche nel Tesoro della Sierra Madre, e si specializza nel cinema western nel ruolo di nativo americano. Fa anche la parte dei latino, degli ispanici. Tra gli anni 60 e 70 comunque gli vengono offerte vari ruoli. Viene chiamato per fare la parte di, non ricordo se Michael Corleone o Sonny Corleone, e lui rifiuta. E rifiuta anche quando Sam Peckinpah lo chiama per fare la parte di Angelo nel Mucchio Selvaggio. Con questa vi lascio. Un abbraccione ragazzi, ciao!